Ciao a tutti, per chi vedrà questa live, lei è Alessandra, è entrata su Steemit, no, io sono un po' più vecchio su Steemit, di 3 mesi, no, del gruppo intendevo. E niente, siamo qua. L'altra volta abbiamo provato a fare la live, ma entrambi ci siamo dimenticati di registrarla. Da piccola svista, solo 2 ore di video persi. Sì, ma in effetti eravamo andati anche off topic. Sì, però è stata così una conversazione piacevole. E niente, avevamo parlato un pochettino di Steemit in generale, queste cose qua. Più che altro, te come ti trovi nel gruppo? Che ho visto che c'è stato piccolo. Beh, c'è stato un piccolo battibecco fra donne, credo, se si può catalogare così, no? No, mi trovo molto bene, anche se non sono molto attiva, devo dire la verità, perché io durante il giorno faccio diverse cose e quindi ci sono e non ci sono. Quindi, infatti mi scuso, io cerco sempre di votare, di dare il voto a più persone possibili, Certo. nel limite della mia poca forza, perché comunque avrò tipo 10 centesimi al massimo. Cioè. Vabbè, ma non è importante. Alla fine hai visto il cambio che c'è nello stare nel gruppo di Steam Post Italia, no? Cioè, alla fine si cerca sempre di tenere le persone, anche nel loro limite della loro attività, comunque interessate a scrivere contenuti di qualità, eccetera, eccetera. Cioè, la filosofia di Steam Post Italia è che da solo, un mondo internazionale, poi con molti anglofoni, eccetera, eccetera, è difficile competere, no? Infatti uno passa da pochi centesimi a 8 dollari, 10 dollari, 50 dollari. Mi pare che tu hai vinto una volta. Un giorno sei stata premiata. Sì, sono arrivata seconda però, proprio vincere, vincere no mai, perché comunque è giusto perché io ignoro l'uso della punteggiatura e il congiuntivo mi fa un po', sono sempre un po' nervosa, controllo sempre i congiuntivi, qualcuno ne sbaglierà di sicuro. No, ma secondo me non è un grande problema perché, diciamo, i tuoi sono rapporti personali, non è che vogliono essere uno studio scientifico, chissà che cosa, che uno deve badare alla forma, è più un qualcosa di chiacchiericcio, che fa bene, è divertente, quindi non è tanto importante, cioè, per quanto riguarda, vabbè, la lingua italiana è sempre importante, ma tipo io una volta. Tipo io sono cioè, The Night Flyer, diciamo il mio moderatore, no? Chiedo sempre a lui prima di postare. Ho sbagliato una copertina, ho messo iscrivetevi con la N. E io gli ho detto, ma come si scrive iscrivere, no? Dice no, è che sei un cerchio iscritto, una roba del genere. E io ho detto, vabbè, ma è una cosa un po' latinista, si può utilizzare nel latino. Nel latino. Insomma, vabbè, non è importante. L'importante è la qualità, è che comunque c'è cioè un post, è un prodotto, deve essere cercato di essere valorizzato, portarlo a un certo design, non lo so, anche l'impaginazione è importante. Allora, una volta mi è ricordato una cosa, una volta lavoravo molto su Blender, cioè ho provato, e tipo un lavoro, 2 ore per capire come si faceva, se il video, eccetera, ho scritto tutto, l'immagine che si muoveva, l'ho renderizzata, il mio ragazzo la guarda e fa, qua c'è un errore, cioè era proprio scritto sbagliato l'inglese. Volevo uccidermi, cioè, dunque, ok, vado giù dritto sul tavolo, no? Guarda, te ne racconto una. Ho fatto un video su screditare BitConnect, no? E ho fatto, beh, alla fine ROI, alla fine abbastanza breve, qua, eccetera, eccetera, 3x7, 14, aspetta, finisco, monto, eccetera, eccetera, faccio 3x7, 14. Vai, prendi, perché era proprio dentro una frase, non potevi fare dei tagli, si vedeva che c'era un taglio, no? Allora, prendi il video, scorpora, lo fai, là, eccetera, eccetera, ho creato un casino, l'ho rigirato da capo. Invece, quella più bella è stata, ho fatto un video di 15 minuti, quando parlavo delle guide Steemit, mi sono accorto dopo 15 minuti che non stavo registrando e ho dovuto rifare da capo. Parlavo con gli alberi, no?
mettersi a piangere. Sì, vero, vero, vero. Ma comunque, alla fine, il gruppo di Steampost Italia è un ottimo gruppo. Anche io comunque c'ero rimasta male per quella sorta di battibecco, là, eccetera, eccetera. Perché, dai, un po' era fattibile che si lamentava per questa cosa del copyright, non mi ricordo il nome di quella signora, eccetera, eccetera. Comunque rispettabilissima, i suoi scritti mi piacciono, è molto brava. Però, sai, uno è una comunità, uno dovrebbe evitare, ma poi alla fine non ho mai avuto problemi. I problemi ci sono stati con quel cretino, perché è un cretino, che è entrato 2 giorni fa. Come cavolo si chiamava? Comunque, lui è entrato nel nostro gruppo. Non so se hai letto tutta la chat. C'erano 5 messaggi di litigio, tipo. Sì, 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 sì. E poi è stato buttato fuori, cioè bannato fino al 24 dicembre. 24 perché almeno è Natale, dai. A Natale si può essere più buoni. No, comunque, alla fine un buon gruppo, si cerca di fare squadra. I problemi tecnici nascono dal fatto che stiamo diventando tanti, eccetera, eccetera. Ecco, su quello avevo delle domande perché non vorrei provocare allarmismi nei nuovi arrivati, quindi se Sì. possiamo. Del tipo, c'è qualcuno che ha paura che essendo troppi, tutte le balene che ci votano, poi dopo un po' perdono un po' di potere anche loro, o non ci votano più, o fanno selezione, o dobbiamo. Non lo so, la mia idea è dobbiamo trovare altre balene, però umiliamo. No, in realtà più siamo, meno persone verranno votate, è molto semplice. Cioè, siamo 100, tra quei 100 peschi la roba migliore, siamo 1000, sempre tra quei 1000 peschi la roba migliore. Quindi poi alla fine andrà a diluirsi un pochettino il voto. Il gruppo è in crescita, poi domani può anche succedere che qualche balena si secca di votarci. Boh, pazienza. Per questo che uno deve cercare di creare sempre contenuti di qualità, perché non significa che noi non cresciamo. E se uno resta sempre nel gruppo, poi alla fine la balena potresti diventare tu, come potrei diventare io. No, quindi alla fine vuole essere una cosa momentanea. Poi è anche vero, io una volta ho spiegato come funziona Steemit per il metodo di retribuzione. Cioè c'è un capitale sotto e quando vai a votare aumenti un po' la base monetaria, no? Per questo hai una retribuzione, in realtà è una ripartizione della ricchezza, si crea inflazione, sperando che comunque altre persone poi ci metteranno i soldi. Per adesso è stabile il prezzo, ma io credo che un giorno di questi ci ritroviamo una botta che uno Steam vale $1, ce lo ritroviamo a $15 in una volta. Ed è abbastanza fattibile perché il Bitcoin cresce, ci sono nuove cripto che stanno nascendo, EOS viene sviluppato anche dai creatori di Steemit, e può essere un giorno che EOS viene integrato in Steemit, no? Oltre perché la DPoS, questo è un po' tecnico, sarebbe la Delegated Proof to Stake, è uguale a Steemit. Tu lo sai che tu voti un witness, no? Ecco, questa è la Delegated Proof to Stake. Insomma. Ho visto che ci sono anche dei nuovi progetti, per esempio avevo sentito Zappel che dovrebbe sostituire Twitter. E non so se lo pronuncio giusto Non perché. lo so, non l'ho mai sentito, ma sono sincero, per adesso sull'Ethereum Network stanno nascendo tante di quelle app decentralizzate che è impossibile starci dietro. Però, guarda, come ogni applicazione centralizzata, prendi YouTube, c'è DTube, prendi Spotify, ora ne stanno progettando uno, non ricordo il nome, cioè tutto basato sulla blockchain. Ma anche per Twitter sicuramente uscirà così. Guarda, oggi ne ho letto una, chissà se me la sono salvata nella cronologia perché era interessante. Comunque, un servizio di messaggistica tipo Telegram, basata su blockchain. Chissà perché oggi all'università, tra i momenti di noia, mi mettevo a cercare, quindi avrò la cronologia tutta intasata. Ah, Vector, Vector. Vector, con
con la V? Sì, 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 V-I-C-T-O-R, sarebbe una cosa decentralizzata, una sorta di Telegram decentralizzato. Comunque, la cosa bella dell'Ethereum Network è il poter, in qualche modo, creare qualsiasi cosa, però al posto di avere il tuo computer in casa, oppure affittare un server da qualche parte, tu utilizzi Ethereum come gas del sistema, no? Però iOS sarà meglio. Ti dico la verità, io devo ancora studiare molto su questo. Ogni tanto leggo qualcosa e fatico a capirlo, forse perché sono un po' con la mente matematica sistematica, quindi ci sono informazioni che arrivano un po' da tutte le parti, sono al momento abbastanza confuso. Sì. Però io ho molte speranze per il futuro. Sbaglio, faccio bene, perché ti dico, lavorare sotto padrone non è per tutti. E spero non sia più il futuro, ecco. Io sogno un mondo senza lavoro d'ufficio. Beh, alla fine ci sarà questo nuovo paradigma, chiamiamolo così. È presente tipo seconda rivoluzione industriale, quando c'è stata l'invenzione del telaio a vapore, c'era un movimento che si chiamava luddismo, no? Ed erano in poche parole gli operai che per protestare distruggevano i telai a vapore, perché sottraeva manovalanza e quindi venivano licenziate persone, no? Beh, io ho paura che per adesso ci avvicineremo a un nuovo luddismo. Piano piano la tecnologia andrà a sostituire molti lavori, molte persone, e quindi non significa che la gente andrà a protestare spaccando i macchinari, cose del genere, però ci stiamo avvicinando a un periodo del genere. Per esempio, io faccio sempre l'esempio dei traduttori, no? Allora, la lingua è bella. Io parlo giapponese, parlo inglese, un po' di spagnolo, è bello imparare una lingua. Però tu pensa che tra 10 anni è possibile, e già ci sono dei prototipi, un apparecchietto che tu metti qua, parli e ti traduci istantaneamente. E quindi io che faccio? Se sono dirigente di un'azienda e devo andare in Cina, ma secondo te io ho bisogno di uno che mi parla cinese se è un'applicazione del genere? Non gli devo pagare i contributi? Non lo devo stipendiare? Mi sembra un ragionamento logico, è che non è politicamente corretto, no? Però è vero, cioè non puoi dire che non è vero, è vero, e questa è la cosa. Quindi pian piano la società deve cercare di cambiare, cercare di valutare l'uomo e dare una sorta di reddito vitalizio, non quello dei 5 stelle, però diciamo un reddito, e cercare di spingere la gente a dire: guardate, il lavoro è il lavoro di mani, no? Anche fare il professore non è un lavoro, secondo i latini. Quello si chiama ozium, no? Comunque il lavoro è un lavoro di mani. Piano piano il lavoro scomparirà e la gente sarà libera dai problemi, perché tutte le faranno le macchine e potrà dedicarsi alla sua crescita spirituale, no? Beh, insomma, cioè, se la gente evita di pensare alle guerre, evita di pensare ai terroristi, a tutti i problemi, cioè, ovviamente sì, avrà questa crescita, però è molto difficile. E la blockchain alla fine è un piccolo pezzo della rivoluzione che sta avvenendo. Tipo quando c'è stata la rivoluzione delle .com, c'è stata anche la bolla delle .com, però diciamo questo nuovo paradigma, il cambiare da una società analogica a una società digitale, ai newspaper, all'informazione libera e gratuita, cioè alla musica, compravi il vinile, compravi le cassette, c'era la guardia di finanza che ti faceva le multe se ti trovava un'audiocassetta registrata, a che ormai la musica è gratis ovunque, no? E uno diceva, quando ci sei il problema di Napster, ma se la gente non è più disposta a pagare per la musica, le case discografiche non produrranno più e non ci sarà più musica. E invece guarda che boom che c'è musicale in questo periodo, è uno dei periodi più fruttiferi a livello creativo, quindi pian piano le cose cambieranno, e come è cambiato 10 anni fa potrebbe cambiare adesso. La blockchain non è Bitcoin, Bitcoin è una moneta, punto e basta, è uno scambio di valore. Smart contract è un modo intelligente di pensare un contratto,
oppure di pensare un database. Però puoi mettere qualsiasi cosa nella blockchain. Immagina un brano musicale, no? Che posso di essere copiato e incollato se è in blockchain. Se io lo compro, lo prendo fisicamente e lo posseggo io. Posso riprodurlo, ma non posso farlo sentire agli altri, a meno che non gli passo le cuffiette io. Quindi se loro vogliono la musica che io gliela devo trasferire, come un token. Quindi io perdo il possesso di quel brano musicale e lo ricevo un altro. Creare materialità nell'immateriale. E ci sono tanti risvolti che uno può avere sia nell'ambito tecnologico, sia nell'ambito più pratico. Ma ti ho detto, è soltanto un tassello per la rivoluzione tecnologica che avverrà. Perché, che è già venuta. Perché in questo periodo mi sono guardata un po' attorno, mi sono messa parecchio le mani nei capelli, infatti sono diventati più ricci qua sotto. Perché praticamente c'è questa notizia, non so se sia vera, per la quale nella logistica, io ho studiato logistica, nei prossimi anni si perderanno tantissimi posti di lavoro in Europa, tipo milioni. Sì, qualcuno dice un milione, qualcuno dice di più, e io dico bene, cioè, benissimo, ho studiato quello, grande Ale. Quindi, questo è un motivo anche per cui sono stimit, posso dirlo, perché io non ne sapevo niente, ma stavo studiando tedesco, perché sono in Germania, e ho parlato con il mio tutor online, e lui mi ha detto di questa novità. E lui scriveva già un po' su Steemit, ma lui ha anche tanti altri progetti, per cui non segue molto. Però mi aveva detto, guarda che se ti piace scrivere, c'è la possibilità, magari sarai fortunata. Ecco, io per i primi mesi ero disperata perché 30 centesimi, 3 centesimi, no? Così. E poi dopo ho trovato il gruppo italiano, per fortuna. No, perché alla fine tu mi pare che hai fatto un'intervista con Luigi Tecnologo, infatti strano, perché lui già c'era nel nostro gruppo che non ti aveva detto niente. Infatti poi quando abbiamo parlato ho detto vai, entra. Sì, allora, non so cosa sia successo, se non mi può vedere o che cosa, ma mi è sembrato molto strano. Infatti non ho mai voluto dirgli niente perché ho detto qua succede un altro litigio, lasciamo perdere. No, comunque è un bravo ragazzo, guarda. Forse è un po' timido, però è molto preparato nelle cose che fa. Cioè... Ma posso spaventare gli uomini, questo lo so, e non lo faccio però forse. Questo ne sono assolutamente certa, ma è natura, che cosa devo farci? Era anche peggio in passato, se puoi immaginarti, era anche peggio. Beh, immagino, poi col passare del tempo uno si rimbuonisce, no? No, ma in realtà non credo, cioè almeno non ho avuto questa sensazione che spaventi gli uomini, le persone, cioè... impunti nelle cose, giustamente fa valere la tua parola, che può essere poco diplomatico o meno, non è importante, ognuno è diverso, quindi ognuno ha una sorta di maschera, anche visivo, come comunica, no? Quindi può succedere che uno può pensare, cazzo, ma o per esempio chi si crede di essere, oppure ma è troppo aggressiva, eccetera, eccetera, ma... Me ne futto, come si dice in siciliano. E quindi, niente. Però alla fine, dicevo, un bravo ragazzo, sa quello che dice. Io ho visto dei suoi video. Cioè, mi permetti di fare una piccola critica, come ovviamente io sono libero di ricevere critiche. È molto piatto nel parlare, no? È molto... non riesce a... coinvolgere, quindi dopo 4 minuti una persona può chiudere il video e dire uffa, mi ha seccato. Però se è intelligente, ascolta e dice, ma cazzo, dice cose molto intelligenti, te le vai a cercare, è una persona molto preparata, no? Quindi può darsi che sia stata un'impressione, sempre uno può avere una falsa impressione di qualcosa, come nel deserto, ci sono i miraggi, no? Quindi uno ha un miraggio e se vede una cosa a posto di un'altra.
No, ma non, ho sempre cercato di non litigare con lui, di non rinfacciarglielo perché ho detto qua lo metto in imbarazzo, poi forse non voleva, comunque alla fine sono entrata lo stesso, chi se ne frega per i 2 giorni, pazienza, si spera di recuperare, no? Certo. Vabbè, ma alla fine lo spirito di Impostitalia è comunità, quindi cioè, io sono il primo se becco un italiano. In realtà ultimamente no, perché dopo gli ultimi episodi sto cercando di stare più attento, però insomma evito, evito per adesso. Però ho sempre fatto così, iscriviti, molto spam, no? Ma in realtà anche alcuni canali di qui ricevo messaggi, alcuni canali di YouTube che parlano di criptovalute, io ho scritto sotto i loro video che se volevano magari erano dei content creator e volevano avere un piccolo guadagnino in più, potevano informarsi su Steemit. Non è che devo fare le lezioni a gratis che ti spiego tutto, però ti instillo una goccia di interesse, no? Almeno io so così, se una persona mi dice una cosa, poi me la vado a cercare. Ma niente, nessuna risposta. Ti prendono come una persona che spamma, ma ci sta. Non è che uno può dispensare conoscenza a tutti, per chiamiamola conoscenza. Tu ci hai provato, diciamola così. Avevo fatto scrivere un mio amico, però poi lui non ha scritto più perché sai, l'università, studio, poi non capisce molto di blockchain, criptovalute, quindi l'ha visto un po' complesso Steemit. Però alla fine uno condivide sempre, no? Quando uno chiacchiera dice, ah, lo sai che cosa sto facendo io? Insomma, così. Ma io mi chiedo quanti veramente ne capiscano, poi alla fine, di quelli che ci sono. E io sono escluso, cioè io faccio molte domande, ma veramente non penso di essere ancora arrivata a capire. Quante persone veramente preparate ci sono su 100? Ma nessuno, neanche io sono preparato. Nessuno è mai preparato in qualcosa. E cioè, adesso che sono nel mondo delle criptovalute da 2 anni, perché anche prima le conoscevo, però non ci sono mai entrato bene nel dettaglio. E ti posso dire che dopo 8 mesi ho cominciato a capirci qualcosa. Ma qual è il paradigma che ti permette di passare da un momento di ignoranza a un momento di conoscenza? Il perderci un po' di tempo, sbatterci, studiare, informarsi. Tutto qua, nessuno nasce con un talento. Io dico che non esistono persone talentuose al mondo, non esiste. Anche Usain Bolt, no? Ha una predisposizione, però quello non fa di lui un corridore. Non è talentuoso, ha una questione sua perché fa 100 metri in 9 secondi. Ma è il duro allenamento, il duro sforzo. Quando tipo a scuola c'era il primo della classe, oppure quella persona che capiva prima di tutti il genio, e dico, ah, ma è bravo, è genio, eccetera, eccetera. Non è che è un genio. È che lui è arrivato prima di te a una conclusione corretta. Allora tu che cosa devi fare? Ci sono due strade. O sbatti la testa e trovi una soluzione anche tu, o copi la sua soluzione capendo come ha fatto lui ad arrivare prima di te a quella soluzione. I talenti non esistono, esiste il duro sforzo, l'autodisciplina, no? Forse sembro vecchio dicendo queste cose. No, beh, non posso, dal mio punto di vista non posso che confermare perché guarda, io ho dei ricordi di infanzia orribili dove vedevo la lettera B e la lettera D fondersi assieme perché ho dei problemi, ho avuto dei problemi, adesso spero di no, non più di scrittura specchio, quindi anche la matematica era un incubo perché il risultato lo scrivevo giusto, ma scritto esattamente al contrario, dovevi prendere uno specchio e leggerlo. E può essere, mi hanno detto, un problema agli occhi, ne ho diversi perché adesso ho le lenti a contatto, un problema di dislessia oppure la scrittura specchio, io penso che sia la scrittura specchio perché verso i 7-8 anni è sparita.
sparisce molto lentamente da sola. Interessante, mai sentita. Distressia ovviamente sì, però scrittura allo specchio non l'ho mai sentita. Però va con la famiglia e io dicevo, mi hanno adottata, però in realtà io avevo una cugina nel Veneto che non conoscevo tanto, l'ho conosciuta grazie a Facebook, la quale mi ha detto, io ho il tuo stesso problema. Quindi abbiamo scoperto l'arcano, sono veramente figlie dei miei. Perché nessuno, la mia famiglia è divisa tra Piemonte e Veneto, solo che non ci parliamo tantissimo. Ecco. Ho capito. No, vabbè, io pure ho un'infanzia particolare, non dico brutta, particolare, perché non lo so, sono stato un po' trattato male da piccolino, nella scuola, eccetera, eccetera, però anche atti di bullismo, però non quel bullismo in modo tale che il bambino resta traumatizzato, si mette a piangere, no? E diventa succube, ma un bullismo intelligente, perché io ho cominciato a fare questo ragionamento, ho detto, ma io non sono più forte del bullo e di certo non voglio che mi picchi ancora, prova a diventare amico suo. Mi funziona allo stato puro, temo che si chiami. Sì, che poi mi sono fatto amico il bullo, capito? Perché era il mio modo per trovare una soluzione, no? Cioè tipo spirito di adattamento, per questo forse anche da piccolino cercavo sempre delle soluzioni, no? Niente, cioè alla fine è tutto qua, la persona è abbastanza semplice, non è che ho avuto chissà quali traumi, chissà, ho avuto una bellissima famiglia alle spalle, ottime amicizie, non mi posso lamentare. L'unica cosa che mi posso lamentare è di qualche stronzetta che ho trovato nel mio camminare da adolescente fino adesso, ma voglio dire, potremmo fare una lista, nel senso, ne ho incontrate sia nelle scuole superiori che ingegneria, no, perché non c'era praticamente nessuna donna, figurati. Eravamo 4 ragazze su 100 uomini, più o meno, quella era la quantità, però devo dire che alle superiori eravamo una classe di stronzi. No, da noi alle superiori c'è stato invece tipo l'eccidio, perché siamo passati da 30 a 15, io ho fatto il classico, no? Ah, ma è difficile, cioè nel senso è conosciuto almeno... Parlo del nord come una delle scuole più difficili che c'è. Sì, anche da me era abbastanza tosto, cioè più che altro il tenere il ritmo. Io lo tenevo a modo mio, però non mi lamento, non dico che era chissà che cosa pesante. Le cose che dovevo studiare le studiavo, il latino e il greco mi prendevo i miei 3. Ah, cioè proprio... lo so già, grazie. No, vabbè, è che ho avuto una brutta professoressa al primo anno e siccome di atteggiamento io me ne frego delle cose, ho visto che lei aveva un brutto atteggiamento con me, ho detto ma sì, pazienza, che se ne fregano, gliela faccio più la sua materia. Che per un ragazzo di 14 anni c'ha un senso, adesso mi dice vabbè sei stato un po' scemo, però nel mio aveva un senso. Poi vabbè è cambiato tutto, poi l'ultimo anno... C'è una mia compagna di classe che mi odiava perché lei era la prima della classe, l'interrogazione di quintiliano, ho preso 9,5 mentre lei tipo 9, una roba del genere, io ero quella da 3. No? Vedi che tutto dipende poi dai professori alla fine. Sì, poi una volta ho avuto un'interrogazione di metrica latina sul Carpe Diem, che aspettavo da memoria che poi me le dimentico, tipo faceva pune qua essere is schire ne fas quemin tibi finem di dederin, insomma, no? E quella, la mia professoressa faceva bravo, in realtà la sera prima mi ero messo le cuffiette con il carpe diem e me l'ero imparata a memoria in quel modo, però intanto ho preso 8.
pensa. Ma privilegiavano così lo studio a memoria. È molto a memoria il classico, cioè, però guarda, io sono per lo studio a memoria, perché Io invece devo dire esercita. è fisso. No, serve, serve la memoria, guarda, sono per le poesie a memoria, per alcune cose a memoria, perché poi alla fine nel lungo termine ti rendi conto che, tipo, mi ricordo, no? A un certo punto, tipo, stavo parlando con una ragazza, eccetera, eccetera, mi sono fatto dare il numero di telefono, il suo numero non lo trovavo e me lo ricordavo a memoria. Cioè, Buono. vedi a che serve la memoria? Per rimorchiare. No, scherzo, però serve, serve. Come avresti tranquillamente vinto, ringrazia che io non sia un uomo. Ciao. Non riesco a ricordarmi il mio numero di telefono, cioè è vergognoso, ma proprio non ci riesco. Davvero? No, No, ma io. devo capire, se capisco, se c'è una logica sotto me lo ricordo, se no auguri. No, io ho i numeri principali tutti quanti a memoria, il numero di casa, il numero dei amici, il mio, ho una mini rubrica di 15-20 numeri, perché può succedere qualsiasi cosa, il tuo cellulare si scarica, almeno ce li hai i numeri principali, no? Insomma, anche le password. Qualche volta però mi confondo, perché tipo, ho 15 password. Tutte a memoria e mi ricordo il colore della pagina e a seconda del colore della pagina uso una password diversa. E poi c'è la mia principale, no? E qualche volta dico, ma aspetta, che password era? Quindi le provo tutte e 15. Quindi, niente. Ah, mamma mia. Oggi è stata una giornata stancante. Ma quante ore avete? Perché io mi ricordo che al Politecnico era un massacro, eravamo sempre lì. No, ma in questo periodo è così, perché ho quattro lezioni, e io ho iniziato oggi alle 12:15 e ho finito alle 7:30. Sono andato qua sotto in pizzeria, mi sono fatta la pizza, me la sono portata su. Infatti qua sto sorseggiando un po' di aranciata che ho preso. Aranciata. Ah, yeah. Avevo fatto un video che diceva succo di frutta all'uva, no? L'uva, sì, me lo ricordo. E cretina come sono, ci ho messo 10 secondi a capirla. È l'età. Ma tipo, io avevo avuto degli orari assurdi in Repubblica Ceca, perché io ho fatto il dottorato in Repubblica Ceca, e questi avevano il coraggio di iniziare lezione alle 7 del mattino. Io veramente volevo battere la testa contro il tavolo, ma sono fatti così. Si svegliavano prestissimo per fare lezione. Però avevano la filosofia che dopo un po' ti lasciavano libero, che cioè, almeno hai tutto il giorno libero, lo facciamo per te. Grazie. Fantastico. Mamma mia. E niente. E altre cose su Steemit che hai trovato strane, complesse, eccetera, eccetera. Non ci sono state. No, una cosa che trovo molto complessa è scrivere in russo. Ci ho provato, volevo scrivere una bella pagina, e il mio uomo mi ha detto: puoi dire questo, puoi dire quest'altro, puoi dire quest'altro. Io già pensavo, mamma mia, sarà difficilissimo. Infatti è venuta mezza pagina, doveva essere 2 pagine. Vabbè, quello è difficile. Più che altro trovare altri, secondo me dovremmo trovare magari un modo per cooperare con altri gruppi stranieri. Non so come. No, non credo. Perché se nasce come una cosa italiana, deve restare una cosa italiana. Cooperazione in diversi gruppi, poi ognuno porta acqua a suo mulino. Si crea una competizione silenziosa. Almeno la penso così. Non so se sbaglio. Ma per quello che mi so, comunque siamo 2 volte il gruppo tedesco, questo te lo posso dire. Sì, siamo meglio organizzati. Ma perché qua non hanno così tanto bisogno di un supporto extra, ecco.
secondo me, perché hanno... No, ma lo sai perché? Perché qua c'è The Night Flyer che si spacca il culo, cioè fa tutto, 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 tutto. Tra poco fa uno Steam Fest in Italia, guarda, tutto, fa tutto lui. Molto bravo, guarda, senza di lui non eravamo da nessuna parte. Questo è da riconoscere. Infatti, proprio a prescindere quando si parla di qualità, eccetera, eccetera, uno deve sempre pensare allo sforzo che altri hanno fatto prima di te, no? Come quello là che ha copiato. Io ho avuto un episodio che ho plagiato, ma all'inizio io non capivo niente di quella piattaforma, però quando lo fai apposta è brutto. Come cosa. L'ha fatto 5 volte, tipo, lui. Mm-hmm. 5 volte. Infatti ho visto che adesso ha la reputazione a 9. Mm-hmm. Sì, è sceso. Decisamente gliel'hanno fatta pagare. Mm-hmm. Che poi, francamente, di Tesla a me, che cazzo te ne frega? Cioè, io se di Edison, no, di Tesla, non mi ricordo. Comunque, io quelle informazioni me le cerco su internet, non c'è bisogno che me lo spieghi tu. La cosa è comportare un contenuto inedito, qualcosa di originale, qualcosa di interessante. Tutti scriviamo bene, però alla fine bisogna pensare, per quanto sia di qualità, deve essere qualcosa di... Non te lo so spiegare, mi aiuti tu anche con le parole. Cioè, proprio deve essere qualcosa di... Carisma e anima, forse. Ecco, ecco. Se si vede che va al di là di quello che puoi aver cercato su internet, puoi anche aver cercato poco, ma tu lo senti molto. E infatti è un po' difficile a volte, perché io posso fare ricerche anche su lingue straniere, questo di Anna Frank originale, scritto da lei, perché molti hanno, cioè quello che veniva venduto prima era forse poco più della metà, adesso c'è tutto. E niente, io me lo leggo nelle varie lingue, perché si colgono anche un po' sfumature diverse, poi mi vado a cercare i protagonisti, e cerco di capire come erano i protagonisti, però cioè, do una mia versione del protagonista, ho sempre paura di sbagliare, però cerco di entrare nella testa degli altri, e non ho studiato psicologia, ho avuto una vita molto incasinata, questo aiuta. E quindi cerco di capire cosa, perché hanno fatto così, si sono comportati così, cosa li ha portati a comportarsi così. Sono i 15 minuti di notorietà. Sì. Cioè, Yotobi, che è un bravo youtuber, una volta ha parlato di questa cosa qua, no? Che poi prima o tutti finiranno questi 15 minuti di notorietà. Tipo quella persona che deve urlare per far attirare l'attenzione, oppure... Ci sta! Fa parte della natura umana. E se uno riesce a comprenderlo, ci passa sopra. Non ci dà tanto peso. Quindi, oltre perché, senza fare nomi, i suoi contenuti, alcuni erano... Cioè, è brava, ma non tanto brava, perché pure io mi metto a fare le foto fuori. Uno può dire no, perché la videocamera, la fotocamera, eccetera, eccetera. Io, per quanto sono un umanista, cioè studio economia, ma non mi sento economista, mi sento umanista, no? Mm-hmm. L'arte ho sempre avuto un problema. Cioè, ci sono alcune opere molto belle, quelle classiche, quello che vuoi, ma se mi porti davanti un quadro moderno, no, e uno dice, ma chissà il significato interiore, io penso, dico, minchia, 5 anni facevo meglio. 5 anni facevo meglio. Quindi... uno dice non criticare il lavoro degli altri, fai il lavoro di autocritica sul tuo lavoro cercando di migliorare te stessa. Poi c'è un comico, Angelo Duro, no? Mi è piaciuto tantissimo questo video qua che ha fatto lui, che diceva vi odio perché voi mi criticate, e il fatto che voi mi criticate non mi permettete di non fare nulla. Io non volevo fare nulla, io volevo essere un fallito. Per il fatto che voi mi avete criticato, devo dimostrarvi che sono meglio, è per questo che vi odio. Non criticate la gente, perché altrimenti la fate diventare meglio di voi, e non è giusto. ti devo mandare il link, guarda, fa ridere. Sì. Ma guarda, ti dico la verità, con il carattere che ho io, quando ho visto
quello che mi ha scritto, se ce l'avevo davanti, rischiava di farsi una brutta fine. Perché poi era un periodo stressantissimo, no? E poi ho detestato il modo acido con cui ha parlato, cosa che non gliel'ho mandata a dire, gliel'ho scritta proprio. E però per me... Lei se l'è attaccata qui perché non mi ha mai più parlato, non l'ho più vista. Neanche a me. Tu hai messo il peso da 90 mettendo I like. Non scritto. Vero, vero. Non ce la perdonerà mai, perché è un tipo di persona che non è che manda giù. Cioè. No, vabbè, te la racconto la storia, perché, vabbè, di solito non è che voglio fare tanto pettegolezzo, no? Però, allora, io ho fatto un video che parlava del copyright, delle foto e di come tutta la... Non ho parlato della legislazione, per quanto il giorno prima si parlava della disciplina del copyright in Italia, e diceva, no, non è così. Io non è che ho preso Wikipedia, io ho preso dal codice civile, e ho detto, guarda, questa è la legge, guardatela, ti piace o non ti piace, questa è la legge. Ho fatto il video sul copyright e The Matt Flyer mi ha contattato e mi ha detto, ci sono delle imprecisioni nel tuo video. Ho detto, cosa? No, perché tu hai detto, questo non è corretto. Ho detto, cosa? Ma chi è che ti ha detto questa cosa qua? E poi, alla fine della chat, io ho detto, ah, è stata lei? Sì. E vabbè. Però no, guarda, me la sono presa a ridere. La legge è quello che dice lei, come, scusami, cito Montanelli, lo diceva su Berlusconi. E quindi vabbè, però non lo so, io ti dico la verità, quel giorno che c'è stata la mega litigata, la mega discussione, come vuoi, io avevo da insegnare italiano dei tedeschi ed ero in macchina che aspettavo di iniziare la lezione. È successo così. Prima di partire con la macchina, ho guardato e ho messo tutti i like, quindi per me era, ho letto, non c'era niente di male. Ho fatto 45 minuti di strada, ho riacceso il cellulare, 700 messaggi, no, 700 no, ma forse 100 tutti, non sto esagerando. Ho detto... Cosa è successo? Un terremoto in Italia? No, perché ero all'inizio. No, stanno litigando sulle fotografie. E lì ho detto, sono pazzi, sono tutti impazziti, non è possibile. E poi vedevo lei che ha trattato, secondo me, a pesci in faccia più di una persona. E secondo me anche una ragazza... gli ha risposto non male, pertinente, è stata più brava di me, io sarei stata molto più irruenta, ma anche il suo carattere purtroppo, e questa ragazza qua gli ha detto guarda che non è così, e anche tu hai cercato di dire non è così, e so che è andata avanti 4 credo giorni a insistere sulle fotografie. Io pensavo, oh madonna, ma se ti rubano il cellulare muori. No, è che a lei, allora gli do ragione, perché a lei è successo che gli hanno rubato le foto, no? Quindi si sentiva preso in causa. Se me l'avessero rubata a me, gli avrei detto, pigliettilli, a me non me ne frega niente. È una questione di carattere, sempre. Però dice, sono foto mie, quale, eccetera, eccetera, cioè si è sentita preso in causa. Giustamente, ingiustamente, non lo so. Però, come dico sempre, comunità deve essere unita e evitare di cadere in queste stronzate. Oltre perché, allora, posso capire che se la prende con te, no? Ma io ho 23 anni, che cazzo vuoi da me? Cioè, io che ne so, io ero qua al telefono e dicevo, ma che ho fatto? Cioè, tu devi immaginare, perché? No, quindi... Io ho avuto una sensazione. Sì. Non la conosco, quindi posso sbagliare, ma lei ha discusso più o meno con tutti. Con tutti, chiunque scrivesse, lei si è scontrata, o ha cercato di scontrarsi. Io mi sono venuta ben al di fuori perché al tempo, adesso sono di nuovo senza lavoro, ma al tempo avevo Steemit, YouTube, le lezioni di italiano online e facevo lezioni a questi tedeschi. Io ho detto, ho altre cose, mi dispiace, che non ho altre cose che litigare con te. Non ho mai detto niente, 700 messaggi un giorno, altri 200 un altro. Io dicevo,
qua stanno andando tutti fuori, no? Visto da me era una cosa incredibile. Ha iniziato a chiedermi su un post quanto avevo comprato una foto. Poi, dopodiché, ho messo sempre tutte foto fatte bene da me o prese dal sito. Non andava bene neanche questa, si è attaccata per Marie Curie, si era attaccata. Ma io stavo per dire, io lì proprio non ce la facevo più. Ho detto, il mio uomo cosa è successo? Lui si è messo a ridere. Lui, a differenza mia, è una persona molto fine, anche se ha studiato fisica. E lui mi ha detto, tu devi dirgli una cosa la prossima volta, vai a cercarti un uomo, una donna, un travestito, quello che vuoi tu, dipende dai tuoi gusti, fai sesso e piantala. La vedo un po' soffocata, perché cioè, avevo poi scritto che Marie Curie aveva un fidanzato e aveva avuto un marito. Cioè, voglio dire, non era niente di che, non ha fatto niente di che la Marie Curie. Lo so. Guarda, vabbè. Quella proprio non l'ho capita. Vabbè, che ci vuoi fare? Non ci puoi fare niente. Capita, fa parte della vita, no? Cioè, immagina chi grossi youtuber, no? Che hanno tipo 4 milioni di iscritti, quante teste di cazzo, gli insultano dicendo pezzo di merda, cose di questo genere, eccetera, eccetera. Quindi sì, c'era un ragazzo tedesco che parla di politica e ha parlato, ma come ha parlato della politica tedesca, ha parlato anche della politica europea e ha detto di essere stato accusato per degli stessi video di essere assolutamente di sinistra, estrema, comunista, oppure fascista, squadrista, di tutto. E a un certo punto ho detto, ma io certo che non sono obiettivo, sono un essere umano, nessuno è obiettivo, no? Certo. Ma io invece non so che video fare prossimamente, perché ci sono tante cose da parlare, molte complesse. Il mio problema è adattarle. Allora, quando ho fatto il video su iOS, a parte che parlavo solo allo specchio o cose per provare a parlare, no? Però è così complessa questa criptovaluta che io poi a fine video ho detto 12 minuti, ma come ho fatto? Boh. Cioè, è stata una cosa allucinante. Poi anche la scelta delle musiche, la cosa che mi fa perdere più tempo è il montaggio, il rendering, che poi la cosa bella sono... Ho litigato con YouTube un'ora perché non mi caricava il video, quindi... Cioè, dietro un video ci sono 5 ore di lavoro, 4. E quando torno tardi non riesco a fare niente. Ma praticamente tu fai quasi solo video, visto che hai scritto solo una cosa, se non sbaglio. Sì, ultimamente sto facendo video perché vorrei puntare su questo, no? Perché, diciamo, questa sensazione. Quando tu scrivi, non ti guarda nessuno. Cioè, non legge nessuno. Anche i video. Non ti guarda nessuno, perché con le analytics di YouTube tu controlli quanti minuti viene visto un video. Però, tu metti una sigla, una musica carina, e cioè tecnicamente è più attiva la conversazione, tu hai una faccia che ti sta parlando, no? Anche se il lavoro è 4 volte più difficile, e uno dice meglio scrivere perché perdi meno tempo. Il lavoro di scrittura invece era un esperimento che comunque porta avanti, non è che l'ho abbandonato. È un'iperscrittura descrittiva, cioè presente ai libri quando c'è la descrizione di qualcosa, di un'azione, questa è proprio portata agli estremi, come nel film tu ti immedesimi nell'azione, provo a fare la stessa cosa e tu dici, ma non sei uno scrittore? No, non sono scrittore, però ho fatto tanti giochi di ruolo in passato, no? Quindi anche qui no, per adesso sto giocando a Roma Imperiale, no? Non so se lo conosci, è un gioco di nicchia, tu sei un personaggio ambientato nell'antica Roma e tutto viene svolto scrivendo, quindi devi descrivere ogni cosa. Gioco in casa quando faccio quegli articoli del genere, perché quando ci sono dei combattimenti, per esempio quando devi fare un fendente devi descrivere la lama si sposta dall'alto verso il basso colpendo, cioè
Insomma, non so se mi hai capito. Devi descrivere un'azione. E allora ho provato a ampliarla e dire chissà se come lavoro di scrittura può riuscire. Alla fine è andato un po' benino, non era brutto. Io invece per la scrittura devo dire una cosa, che sono in un mare di guai, nel senso che addirittura quando facevo ancora il dottorato, ero ancora in Repubblica Ceca, non conoscevo il mio uomo e penso che al mondo c'erano ancora i dinosauri, ma avevo iniziato a scrivere un libro, pensate che pazza, ma proprio senza nessuna pretesa, ho detto proviamo. Io ho iniziato a scrivere sui miei incubi, no? E poi, come una pazza, ho cercato di legare un incubo all'altro. E adesso è ancora in correzione, ma al mio uomo fa proprio schifo come scrivo. Dice che secondo lui i tempi verbali sono tutti sbagliati, ma tu tieni conto che lui è tedesco. E questo è il problema. Parla italiano meglio di me perché non so se lo sai, ma i tedeschi imparano l'italiano così. È proprio facile. Boh, non lo so, così strano. Magari averci una skill del genere. Ma tipo, conosco qualcuno che veniva in vacanza e già iniziano un po' a parlare. Cosa da pazzi. Ma il contrario non funziona, eh? Io ne sono la prova vivente. Ascolta, che facciamo? Chiudiamo la live qua perché già siamo a un'ora e non vorrei che viene troppo pesante. Sì, allora io direi che ti ho chiesto quasi tutto quello che avevo In mente. nel pensiero. Ok. Altre cose, per esempio su Steemit che ti interessa, oppure Sì, le tue proiezioni per il futuro, da qui a un anno, se ne hai, perché ho sentito di tutto. Boh, in realtà no. In realtà quello che mi viene faccio. Sono abbastanza eclettico come persona, quindi cerco sempre di fare qualcosa di nuovo. Quindi non lo so. Io spero, anche se punto tanto su Steemit, che anche il canale YouTube cresca. Perché alla fine ho un bacino di utenza molto grosso. Uno non può sottovalutare. Per quanto diceva bene Steemit, questo, quest'altro. Però YouTube ha la capacità di trainare tanta gente. Io non è che investo su YouTube, io investo per YouTube per avere un vantaggio che sia la crescita di Steemit. Perché se la gente vede un video e io dico sempre Steemit, 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 piano piano la gente si riversa su Steemit. Poi anche quello che voglio fare io è parlare di cripto, ma non solo, cercare di fare un qualcosa di più ampio respiro, oltre perché i miei pensieri politici sono molto brutti e cattivi. Io sono anarchico, ma proprio anarchico, anarchico. Quindi, anzi, anarco-capitalista, se voglio metterla così, però non una persona cattiva, cioè sono per l'autodeterminazione delle persone. Anche se uno dice, vabbè, certa gente ignorante è meglio che viene governata da qualcuno, però io do sempre la possibilità a tutti. Insomma, vorrei fare dei temi che possa suscitare la curiosità delle persone e dire, ma guarda, è così interessante. Ti faccio un esempio più concreto senza dilungarmi troppo. Ethereum, novembre dell'anno scorso, valeva 30 centesimi. Se qualcuno avesse sentito una news del genere in Italia, può darsi che l'avrebbe comprato. Ora io parlo di IOS adesso. Se tra 2 anni è a 200 euro, prendila così, hai fatto il bene di qualche altra persona. Semplicemente perché conoscenza è potere. È difficile reperire la conoscenza, però se riesci in qualche modo a metterla pezzettino per pezzettino nei video che fai, nelle cose che ti piacciono fare, può essere uno spunto per qualche altra persona. Avevo pensato di fare un video, ma troppo complesso, non lo so se lo riuscirò a fare, perché ho delle clip. Non so se hai visto che la BBC ha fatto un video che è uscito su Repubblica del fatto che i romani erano neri. Beh, No, questo mi manca. insomma, siccome per adesso sono tutti politically correct con i gay, con i neri, con gli ebrei, con qualsiasi, cioè adesso fanno un mappazzone di tutto, no? E adesso si sono, tra virgolette, permessi a dire che i romani erano neri. E uno dice,
vabbè, che dici il contrario, allora sei razzista? No, non c'entro. Perché come uno deve pensare sempre delle barriere geografiche, uno non deve mischiare la storia. Allora c'era Settimo Severo, lui era berbero, comunque diceva la zona Turingia, quindi aveva i capelli ricci, un po' scuro di carnagione, però lui è stato imperatore di Roma. Sua sorella non parlava latino, no? E quindi Settimo, quando è stato eletto imperatore, l'ha mandata via perché aveva paura di fare brutta figura. Comunque l'impero romano era un impero cosmopolita, dava molte possibilità alla gente, eccetera eccetera, ma non può dire che c'era i neri. Perché? Perché c'è il deserto del Sahara, che era una barriera impenetrabile. C'era una piccola relazione commerciale con una zona del Medio Oriente verso l'Etiopia per commerciare con le Indie, però era una cosa marginale. Ma questo perché? Perché la BBC nel cuor suo era per dire che i romani non erano razzisti, che c'era un miscuglio di tante razze, eccetera eccetera. Sì, ma anche una certa veridicità storica, non è che puoi dire stronzate, cioè lo sarebbe anche noi, voglio dire. Sì, appunto. No, ma neanche noi, sai. Cioè, dicono sempre un miscuglio di tante, però in realtà non è che se vengono i turchi, c'è lo Stato turco che entra in Italia. È un'elite sempre. Quindi poco plot genetico. Quando per esempio parlano della Sicilia, i normanni sono venuti in Sicilia. Non è che sono tutti gli svedesi si sono messi in Sicilia e adesso siamo tutti biondi. No. C'è una piccola percentuale, una piccola elite. Uno deve essere preciso nelle cose che dice, non è che uno può dire una cazzata così grande. No? Cioè, i romani non pensavano che esistessero gente così scura di carnagione, ma perché uno deve pensare come le Alpi, era una barriera impenetrabile. Il Sahara, nessuno poteva attraversarlo. Cioè, e come era impenetrabile, era una barriera genetica, cioè prendila così. E niente, però è un discorso complesso, difficile da articolare, non sai la gente come lo può prendere, se è bene, se è male. Allora io continuo a parlare di criptovalute, che alla fine nessuno ci capisce niente, nessuno mi critica. Sei nella tua nicchia di così, riparata, no? Sì, sì, sì. Ma tu per la fine di quest'anno come vedi Timit in crescita? Perché ho visto che, adesso mi correggi di sicuro perché lo sbaglio sempre, io guardo le quotazioni su Steam Now, che c'è sempre il numero scritto, e oggi è tipo 1,09, se mi ricordo giusto. E tu come lo vedi quel numero? Buono, buono, devi fare un composito perché devi vedere il market cap di una cripto, lo puoi vedere su CoinMarketCap, poi c'è Crypto Compare per vedere quant'è la densità di una criptovaluta, come quotata, eccetera, eccetera. Per esempio Ethereum, quando dice vabbè, se muore Bitcoin vince Ethereum, no, Ethereum è capitalizzato al 30% con Bitcoin, quindi se Bitcoin un giorno vale zero, Ethereum perde il 30% del valore fisiologicamente, perché è frutto di una ICO Ethereum, cosa che la gente non sa. E quindi Steemit lo vedo bene. Cioè, se potessi dire alla fine dell'anno quel numero, come lo vedi? 4. 4? 4, 5, però non ho la palla di cristallo. Di più no. Di più no, sai perché? Perché bisogna essere realisti, nessuno paga così tanto per un articolo scritto con un blog. Io infatti non dico Steemit, la blockchain di Steam, tipo YouTube, musica, cioè tante cose che si appoggiano, no? Perché solo scritto, tu devi vedere anche il mercato che direzione prende, no? Perché gli youtuber vengono pagati tanto? Perché un video, e uno dice, e che cosa porta un video più di un articolo scritto? Il fatto che la gente non vuole leggere, il fatto che vuole essere partecipe, vuole sentire la musichetta, un effetto speciale, cioè, questo, nello scritto è un po' una cosa da
da vecchia generazione. Tu ti devi interfacciare con un mercato diverso, sempre più giovane. E io sono del 94. Già prendi uno del 2000, ti giuro fanno paura. Cioè, cioè fanno paura. E cambia troppo veloce la società. La gente ha bisogno di qualcosa di istantaneo. Io dico che faranno successo video di 4 minuti. Rapidi, cioè, cose del genere. Buono. Ok, 4 mi piace. sì. Ti ho chiesto veramente tutto adesso. Mm-hmm. Hai qualcosa da chiedermi? Tanto io non so niente, quindi... Niente, non mi viene in mente niente. Alla fine abbiamo fatto un volo pindarico un po' su tutto, quindi niente. Più che altro, te cosa ti immagini di Steemit? Cosa significa per te questo? Ma io lo uso per vari scopi. Quello è il fatto che sono anche da questo punto di vista un po' confusa. Uh-huh. E questa può essere un'autocritica anche per il mio account, perché se tu guardi io cerco sempre di scrivere in lingua straniera, ma perché ho interesse a migliorarmi da questo punto di vista, perché non si sa mai, e faccio anche video. I video mi piacciono, scrivere mi piace. Uno potrebbe fare la critica, sì, ma quando scrivi in tedesco fai veramente schifo, è assolutamente vero. E quindi sì, io vorrei un pochino organizzarmi di più con le lingue straniere. Capisco che, come tu dicevi, ci sarà il traduttore istantaneo che scriverà per me un giorno, ma da qui a quel momento dovrei riuscire a imparare il tedesco, anche certo, perché vivo qui, insomma. Va bene, allora dai, concludiamo questa diretta che in effetti è durata tanto. Non chiudere subito, ok? Interrompo solo la trasmissione. E niente, mi raccomando, visitate il canale di Paradise Now, che sarebbe il canale di Alessandra, su Steemit Drago 18, dillo tu che non me lo ricordo. 18121996. 18121996, hai visto? Non è che io sono tanto bravo con la memoria, no? Qualche volta le dimentico. E niente, ci vediamo al prossimo video, sperando che il destino ci permetta di fare un altro video. Oltre perché domani studierò come un pazzo, quindi non so neanche se farò un video io. Quindi... Va bene, alla prossima. Ciao, ciao.